Finalmente Riccardo Tosetto è partito alla volta di La Corugna. Il velista cittadellese è salpato stamattina da Trieste per giocarsi la sola chance per qualificarsi e coronare il sogno di una vita. 2000 miglia tra Mediterraneo e Atlantico per strappare il pass per potersi presentare ad ottobre alla partenza della Global Solo Challenge, una prestigiosa regata in solitaria senza scalo attorno al mondo. Arrivando alla Corugna farà qualche miglia in più per poter portare la barca nel porto di partenza della gara. La qualifica consiste in percorrere almeno 2000 miglia senza scalo né assistenza, in poche parole una mini Global Solo Challenge. Dopo i rinvii per il maltempo, Tosetto, skipper professionista, è partito da Trieste con la sua Ob Portus, l'imbarcazione in vetroresina che Riccardo ha acquistato e che per tutto l'inverno ha smontato e rimontato pezzo per pezzo, rinforzandola e adattandola alla navigazione oceanica in solitaria. Tosetto ha già attraversato 4 volte l'Atlantico, ma non ha mai navigato così a lungo da solo e questa sarà la sfida più importante della sua vita.